grazie mille dell'invito. Il mio compito è quello di far capire un pochino meglio quello di cui di fatto ha parlato l'ingegnere Luca Galli, cioè questi famosi fondi filantropici che permettono quindi ai donatori di sfruttare e utilizzare la fondazione di comunità. Ora, per capire questi fondi filantropici bisogna un po' riflettere su quali sono le cause dello sviluppo che abbiamo avuto, soprattutto in questi ultimi anni, della filantropia istituzionale. Da un lato abbiamo la pressione sociale. La crisi dello Stato sociale necessita una società solidale, quindi necessita il dono, quindi necessita persone che si mettono in gioco per il bene comune, hanno bisogno di strumenti da questo punto di vista. Contemporaneamente, la crisi di un'economia volta solo a massimizzare il profitto ha mostrato che la sostenibilità non si ottiene puntando solo ed esclusivamente al profitto immediato. Necessitano di economie esterne, necessitano di tutta una serie di altre dimensioni, per cui la responsabilità sociale di impresa, di cui fa parte anche la filantropia di impresa. Quindi c'è questa pressione sociale. Ma accanto alla pressione sociale ci sono delle esigenze di fondo delle persone. C'è un'esigenza fondamentale di dare un senso al proprio vivere. C'è un'altra esigenza, quella di stabilire relazioni non strumentali con il proprio prossimo. Abbiamo bisogno molto di. E c'è un'ultima esigenza, che è quella di vivere delle emozioni autentiche. La pubblicità cosa ci vende? Ci vende emozioni oggi. Ora, forse la gioia che si prova a vivere il dono è forse un pochino superiore a quella che si prova con un deodorante. E quindi può essere qualcosa, e c'è un'esigenza molto forte. E se voi conoscete i donatori, tutti diranno che ottengono molto di più di quel che danno. Accanto a queste pressioni che si stanno manifestando in modo così evidente, vi è pure un problema tecnico. Viviamo in un mondo troppo complesso, troppo complicato, in cui facciamo fatica a capire i bisogni che ci sono attorno a noi, estremamente difficile trovare le risposte, le soluzioni, e poi anche quando uno sa i bisogni e le soluzioni, mettere in piedi qualcosa è complicatissimo. Ci sono leggi ovunque, norme da seguire, e quindi una persona poi ci rinuncia se non ha uno strumento ad hoc. Detto questo, stanno sviluppandosi anche i soggetti che hanno bisogni filantropici. Persone senza reti, si è parlato, uno studio della Fondazione Carico indica il patrimonio delle famiglie che si estingueranno nei prossimi 10 anni per mancanza di eredi diretti a qualcosa come 20 miliardi di euro. Insomma, una cifra non da buttare via. C'è un numero, insomma, c'è il desiderio di ricordare qualcuno, c'è chi si confronta col dopo di noi. Tempo questo problema non esisteva, invece adesso è un problema reale. C'è chi, le famiglie, che vogliono usare la filantropia come strumento educativo per rafforzare i legami familiari al loro interno. Ci sono quei cittadini che vogliono dare il proprio contributo al bene comune, le imprese che vogliono dare organicità alle loro liberalità, che spesso fanno, ma adesso capiscono che possono diventare strumento anche per il perseguimento del loro business, se vogliamo. Ci sono le fondazioni che non riescono più a operare, perché le redditività sono diventate più basse e i costi di gestione finiscono ad essere superiori alla redditività stessa. Ci sono le non profit che vogliono diversificare le entrate e gestire il patrimonio. C'è un mondo quindi che sta crescendo. E questo mondo cosa aveva? Quali strumenti aveva? Il primo strumento è la gestione diretta. Ora, ho detto prima che è estremamente complicato e può diventare addirittura impossibile se uno vuole creare qualcosa che possa durare dopo la sua scomparsa. Chiaramente non può gestire più persone. Un'altra soluzione è quella di donare ad un ente non profit, però questo significa di fatto perdere il controllo e poi significa rigidità. Se dono a quell'ente lì, poi non posso usare quei soldi per sostenere un progetto fatto da un altro ente, dovrò stare in quell'ente. Un'altra via è costituire un'associazione. È relativamente facile da mettere in piedi, però poi c'ho da gestire i soci e questo può anche avere problemi di continuità, di stanchezza e di gestione che non sono banali. Sicuramente la soluzione più efficiente, efficace e potente è creare una fondazione, però creare una fondazione ha degli oneri sia al momento della costituzione che al momento della gestione, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista operativo, che non sono indifferenti. Ma poi c'è un altro limite alla fondazione, che la fondazione, benché astrattamente ci sarebbe la prefettura piuttosto che la regione che la controlla, in realtà non la controlla nessuno. E purtroppo ci sono casi in cui le fondazioni dimenticano un po' la volontà del donatore. Il caso che viene sempre citato a livello internazionale è quello della Fondazione Ford. Tutti coloro che sanno cosa pensava Ford
Ford sanno che pensava che esattamente l'opposto di quello che fa la Fondazione Ford, naturalmente. Detto che va benissimo quello che fa, però sicuramente non è quello che lui avrebbe voluto. Ora, proprio per dare una risposta a questi problemi, la filantropia istituzionale in questi ultimi anni ha dato vita a dei nuovi strumenti. E lo strumento, per certi versi, più interessante è quello dei fondi filantropici. Praticamente sì, è lo strumento che possono usare coloro che vogliono avere i benefici di una propria fondazione senza avere gli oneri. Praticamente come funziona? Un ente, di norma una fondazione con caratteristiche onus, qui la fondazione del Varesotto, mette a disposizione la sua struttura per gestire risorse filantropiche sulla base delle indicazioni stabilite dal donante. Questo è il punto. Cioè non raccoglie soldi per sé. La Fondazione del Varesotto non fa niente. Non ha il suo progetto per cui va in giro a fare fundraising, datemi soldi per assistere i bambini piuttosto che gli anziani. No. La fondazione è al servizio della comunità e del donatore. Il donatore utilizza la struttura della fondazione per evitarsene di farne una propria. In termini commerciali si può dire che la fondazione mette in outsourcing la propria struttura affinché io possa avere i benefici di una mia fondazione senza necessariamente costituirla. Quali sono le caratteristiche principali di questi fondi? Innanzitutto la sicurezza. È evidente che se io dono voglio essere certo che quella mia donazione finirà esattamente per essere utilizzata come voglio io. Questo è un problema importantissimo. Secondo, la semplicità. Io dono, non voglio avere problemi. Voglio avere il piacere, ma non le rotture di dover stare dietro a norme, normine e via dicendo. La flessibilità. Io voglio fare qualcosa che risponda alle mie volontà, non adeguare io me stesso alle esigenze di un altro. Economicità ed efficacia, evidentemente, voglio realizzare qualcosa. La sicurezza. La sicurezza parte da diversi punti di vista. Innanzitutto c'è una sicurezza legale. Viene data dalla donazione, se tu sei professionista, quindi è inutile che vi racconti, comunque la donazione modale permette al donante o a chi altro ha interesse di richiedere l'intervento del giudice qualora la fondazione dovesse rispettare la sua volontà. Ma accanto a questa, se vogliamo, garanzia giuridica, c'è un'altra più politica. Compito della fondazione, missione della fondazione di comunità, per esempio, è proprio quella di promuovere il dono. E se non rispettasse la volontà del proprio donatore, non solo non rispetterebbe la sua missione, ma finirebbe a mettere in pericolo la sua stessa possibilità di crescita. Quindi c'è una pressione, una volontà politica. In più c'è una garanzia tecnica. Queste fondazioni utilizzano un sistema contabile molto particolare, se vogliamo a doppie partite doppie, quindi c'è